Volontariato dove sei? Torna in Piazza del Popolo a Faenza, domenica 2 ottobre, la festa delle associazioni, dedicata al volontariato faentino e dell'Unione della Romagna Faentina. La grande festa della solidarietà, organizzata dalla Consulta Faentina delle associazioni di volontariato, in collaborazione con l'Associazione per gli Altri e con il patrocinio del Comune di Faenza e dell'Unione della Romagna Faentina, vedrà come ogni anno numerose iniziative per grandi e piccoli, per tutta la giornata di domenica. Mettiamo la festa di nuovo in piazza dopo 6 anni perché molte associazioni comunque avevano fatto richiesta di tornare alla piazza perché la piazza è il centro della città, per una serie insomma di richieste, ecco, proprio richieste. Poi fondamentalmente ci siamo un po' guardati negli occhi e abbiamo anche pensato che c'era un leggero risparmio economico a portarle in piazza e chiedendo la collaborazione a livello gastronomico delle attività che sono nella piazza, di conseguenza abbiamo fatto questa scelta. Novità non ce ne sono, nel senso che le attività che verranno svolte saranno le stesse che erano svolte nel Parco Calamelli, quindi giochi con i bimbi, attività come spettacoli, piccoli spettacoli che rappresentino qualcosa di importante per le associazioni che lo portano. Poi ci saranno sicuramente le solite attività di Faenza per te con l'educazione stradale fatta a gioco, ci saranno i clown che sono i volontari del sorriso, insomma le stesse cose che erano al Calamelli. Quindi la novità unica è portare una festa che al Calamelli ha preso una certa caratteristica di festa tipo all'aperto, portarla sulla piazza e poi vediamo come va. Anche un gioco dell'oca, ecco, particolare nella piazza delle verdure. Allora, il gioco dell'oca è nato da un'idea, diciamo, del nostro ufficio. In quanto quest'estate abbiamo avuto dei ragazzini che hanno partecipato al progetto Lavoro in Comune, che hanno lavorato all'ufficio della consulta, e quindi è nato insieme a questi ragazzini proprio l'idea di costruire qualcosa per la festa. E gli è venuto in mente il gioco dell'oca. Quindi, con tanto di pazienza, si sono messi lì, hanno disegnato 60 cartelloni per fare 60 numeri. Ogni cartellone è stato disegnato e colorato, quindi a questo punto non possiamo non mettere in piazza una cosa che è stata ideata e costruita da dei ragazzini. Premetto che una ragazzina aveva 14 anni e l'altra 17, quindi le iniziative giovani bisogna sempre metterle in campo. Importante anche ricordare che per l'occasione continuerà la raccolta fondi a favore dei terremotati del Centro Italia. Sì, verrà sicuramente fatto appello più volte, è stato aperto un conto dedicato per queste famiglie in difficoltà e ci sarà questa raccolta fondi. Poi dal momento che tutti sanno che in questo momento hanno fermato un attimo quello che sono gli invii di materiali eccetera, però la raccolta dei fondi la ritengo utilissima perché poi c'è il momento della ricostruzione ed è in quel momento che servono i soldi.